Benvenuti a tutti su questa nuova guida di Sekiro. Oggi andremo a vedere come sconfiggere il drago divino. Inizio col dirvi che la boss fight non è per niente difficile, anzi, bisogna un attimino forse capire i meccanismi e spero con questa guida di essere di aiuto a molti. La boss fight si divide in due fasi, una prima fase dove ci saranno una serie di alberelli bianchi da colpire che ci colpiranno col veleno. Nulla di difficile, basterà continuare a colpirli, magari allontanarsi ogni tanto per evitare di far salire la barra del veleno. Quando vedremo del fumo bianco apparire dal basso, dovremo iniziare a scappare per poter schivare gli alberi che ci arriveranno da sotto. Successivamente, quello che vi consiglio di fare è di salire sopra gli alberi con il vostro braccio prostetico e mirare uno degli alberi sotto. In questo modo potete colpirlo dall'alto e uccidere o comunque danneggiare molto gli altri alberelli bianchi che ci sono. Questo vi permetterà di togliere molta vita a questa prima fase del boss. Una volta uccisi tutti gli alberelli e quindi eliminata la prima tacca di vita, avrete la seconda fase di questa boss fight. Ora dovrete sconfiggere il drago divino. Le meccaniche di questa boss fight sono piuttosto semplici. Quello che dovete fare è bloccare il boss col tasto R3 e continuare a correre di lato quando farà gli attacchi con la spada verticali. Quando invece farà gli attacchi con la spada orizzontali, avrete un simbolo giapponese rosso che vi indicherà questo e dovrete semplicemente schivarli saltando, come in questa situazione. Vediamo ora il danno vero e proprio del boss. Per danneggiare il boss, noterete che sopra gli alberi ci saranno dei fulmini. Dovrete cercare di correre verso l'albero col fulmine, utilizzare il rampino ed infine saltare. Una volta che salterete dovrete premere R1 sempre con il boss bloccato, altrimenti non lo colpirete perché continuerà a muoversi. Quello che dovete fare quindi è continuare a ripetere questo procedimento in modo tale da scovare l'albero con il fulmine, saltarci sopra e poi premere R1 per colpire il boss. Mi raccomando, bloccatelo col tasto R3 in modo tale da evitare di buttare via un colpo di fulmine. Tra un colpo e l'altro di fulmine, ovviamente il boss vi attaccherà con la sua spada. Attacchi dall'alto e attacchi dal basso. Gli attacchi dal basso, come ho detto, sono facilmente schivabili semplicemente saltando al momento giusto, mentre gli attacchi dall'alto sono schivabili correndo di lato, mantenendo il lock sul boss, così saprete quando vi starà colpendo. Come potete vedere, la boss fight non è per niente difficile. Il tutto può essere fatto addirittura senza essere colpiti se sarete abbastanza bravi a schivare perlomeno i colpi con la spada. Va detto però che quando la vita del boss arriverà intorno al 25-30%, il boss farà sparire le piante, gli alberi dal terreno e vi allontanerà. Lì farà una serie di attacchi con la spada dall'alto, laterali e dal basso, quindi prestate bene attenzione quando farà questo tipo di attacchi in modo tale da schivarli nel miglior modo possibile. Successivamente continuate a colpirlo con l'attacco di fulmini per poi ucciderlo alla fine quando la sua spada sarà per terra e potrete utilizzarla per salirci sopra e quindi definitivamente ucciderlo. Vi ringrazio per la visione, spero che questa video guida vi sia stata utile. Se vi è piaciuta fatemelo sapere, lasciate un like e condividetelo con i vostri amici se ne hanno bisogno. Grazie, ci vediamo alla prossima guida. Ciao!